La Corte Suprema degli Stati Uniti, con una sentenza che ha fatto grande scalpore ovviamente, ha deciso che eh, il diritto all'aborto non è un diritto che corrisponde alla, eh, ai principi della Costituzione americana e perciò ha deliberato, deciso che d'ora in avanti il diritto all'aborto non sarà più previsto nella, eh, nella, nelle, nelle disposizioni delle leggi degli Stati Uniti, revocando così la legge del 1973 che invece lo aveva introdotto, l'aborto come principio costituzionale, come diritto costituzionale. Il diritto all'aborto che si poteva eseguire fin tanto che il feto non avesse raggiunto la possibilità di sopravvivere autonomamente, che oggi noi sappiamo che può variare dalla, da, da, dalla fine del quinto mese all'inizio del sesto mese. Ovviamente a seguito di questa disposizione eh, negli Stati Uniti si è scatenata eh, l'incendio l'incendio dei cosiddetti progressisti, delle femministe, di tutto un mondo che considera il diritto all'aborto come una conquista fondamentale. Sta di fatto che d'ora in avanti saranno i singoli stati che dovranno decidere se autorizzate, autorizzare o mettere dentro i loro ordinamenti giuridici il diritto all'aborto o meno. Quindi avremo gli Stati Uniti a macchia di leopardo con degli stati che lo autorizzeranno e altri stati che non lo autorizzeranno. Abbiamo già 26 stati che hanno dato disposizioni restrittive e in alcuni casi alcune cliniche che avevano già programmato di interventi eh, di, di aborto hanno già disdetto le prenotazioni dicendo no, noi ci adeguiamo. È certamente, è certamente una presa di posizione che ci obbligherà a riflettere, perché eh, o l'aborto è semplicemente una questione eh, di bianco o nero, cioè dal punto di vista di come lo guardiamo, o l'aborto anche in considerazione dell'alto tasso di denatalità che abbiamo nell'Occidente, è un problema sul quale dobbiamo tornare a riflettere. Non si può pensare che è un problema messo là e, e che comunque eh, una volta per sempre e che il tempo non ci domanda di ripensare, di rivedere. Sta di fatto comunque che la Corte Suprema americana eh, si è giocata questa partita in realtà in chiave strettamente politica hanno detto siamo in maggioranza conservatori di destra e adesso decidiamo quello che vogliamo noi in barba ai progressisti in barba a, quindi a, a chi è i democratici eh, che la pensano diversamente ma in politica chi è la maggioranza decide e governa. Vedete, che tante volte i ragionamenti sono meno morali e le prese di posizioni sono meno morali di quello che sembra. Quello però di cui vorrei parlarvi oggi è stata la reazione qui da noi in Italia e un po' in tutti gli altri paesi del mondo, una reazione alla, alla quale io non assistevo. Pagine e pagine di interventi si sono scomodate le femministe, le opinioniste, gli intellettuali, i giornalisti, i direttori di testate, eccetera. Si sono scatenati una battaglia che non avevamo visto da tempo. E mi sono chiesto, ma perché? E le possibili risposte sono due, ovviamente. Le risposte, la prima risposta, la più ovvia, è la paura. La paura che quello che accade in America poi succeda anche da noi in Italia. E quindi in qualche maniera tutto questo mondo cosiddetto progressista che ha detto mamma mia facciamo capire subito all'Italia, mostriamo subito i denti per far capire che da noi non potrà mai succedere, non dovrà mai succedere, perché noi siamo qua che non vogliamo essere travolti, nell'oscurantismo, nella notte dell'ignoranza nella quale sono piombati gli Stati Uniti. E quindi la paura è, è arrivata questa paura. Ma poi c'è un secondo aspetto che mi ha colpito in questa campagna di, di, di mordace aggressività nei confronti, nel dare questa notizia. I costituzionalisti si sono scomodati, hanno tirato fuori dal cilindro tutti i conigli possibili per dire giù le mani dall'aborto. E vedete, mi è venuto in mente che in realtà una simile scomposta reazione nasconde in realtà una seconda paura, la paura di parlare di questo problema. Perché se è vero che molti... Eh, finiscono per relegare il problema dell'aborto a un fatto morale, la verità è, la verità è che l'aborto rimane in qualche maniera, non so se è la parola giusta, rimane un tabù, un qualche cosa di rimosso. Non se ne parla più dell'aborto. E non se ne parla più, ma no, non se ne parla più i preti che non ne parlano più nelle omelie, perché anche questo succede. Io non so da quanto tempo non sento un'omelia in cui si parli, sì, si parla della tutela della vita, del rispetto della vita, ma non si parla della piaga dell'aborto. Ma dell'aborto non se ne parla neanche a livello di amicizia. Avete mai sentito voi una ragazza che nel gruppo degli amici abbia detto. Ah, io sono, in, sono incinta e sono intenzionata ad abortire. Avete mai sentito una signora che abbia detto, no, no, io sto aspettando un bambino, ma io ne ho già abbastanza, io adesso vado ad abortire. Magari lo dirà in gran segreto a qualcuno. Ma è un argomento di cui non si parla. E sapete perché non se ne parla? Perché comunque, che, che se ne dica? L'aborto rimane comunque una ferita, non un senso di colpa. In, questo, in questa società dalla morale bislacca, io non so se è proprio per un senso di colpa, ma è una ferita. È una ferita l'aborto. È una ferita l'aborto. La cosa poi che mi ha colpito ancora. È stato, e l'ho tenuta per ultimo perché è la roba che mi ha fatto arrabbiare, che ancora una volta si, i grandi pensatori, scrittori, hanno detto, eh, questo succede perché, è la, perché ci sono i cattolici, questo succede perché ci sono le religioni. Signori, quello che ha fatto la Corte Suprema degli Stati Uniti non è colpa dei cristiani o delle religioni. Va scritto alla politica che su questi temi ci gioca per portare a casa bottino elettorale, giù le mani dai cattolici, giù le mani dai cristiani, giù dalle mani dalle religioni. Noi cristiani abbiamo solo due cose da dire. Quando si sbandiera che l'aborto è un principio di libertà, ma siamo proprio sicuri che tutte le donne che abortiscono siano donne libere? Quale si quali problemi si nascondono dietro la decisione, qualche volta l'obbligo di abortire? Quante situazioni di violenza dove prima ancora dell'aborto andrebbe denunciata la violenza? Quanta violenza si nasconde dietro a tanti aborti? E quindi la stessa legge 194 che domanda nella parte introduttiva di intervenire per aiutare le donne, quanto è stata applicata anziché andare in piazza magari per urlare contro i credenti, perché non si è fatto quello, perché non si fa quello che si dovrebbe fare per evitare che una donna abortisca. Perché i consultori, i pochi che funzionano, sono in mano ai cattolici a dispetto di una società civile che dovrebbe dare una tutela psicologica ed anche economica qualche volta alle donne per evitare la loro schiavitù ad abortire? E poi vorrei concludere dicendo: i cristiani non hanno bisogno di una Corte Suprema, sapete. La Corte Suprema di un cristiano dovrebbe diventare quella della coscienza. E il cristiano è uno che ama la vita dal suo sorgere nel grembo materno fino alla morte. Può piacere o no, lo Stato veleggi con le proprie follie, le corti facciano quello che vogliono, ma noi come cristiani siamo qua a dire che amiamo la vita.